Cavour ha iniziato a muoversi nel Regno di Sardegna, a permettere e a favorire lo sviluppo economico, lo svecchiamento del sistema. Insomma, sta preparando il Piemonte a diventare un protagonista sulla scena italiana, ma lui non è l'unico a muoversi. Ci sono anche altre forze in gioco negli anni 50 dell'Ottocento, ci sono i repubblicani, ci sono i socialisti e poi c'è la diplomazia che Cavour inizia a mettere in fila, inizia a fare colloqui, inizia a cercare trattative e appoggi per la causa italiana. Oggi parliamo di tutto questo, cominciando subito dopo la sigla. Dentro alla storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 160esima puntata. Le mosse di Cavour e dei repubblicani. Eccoci noi insieme, ben trovati. Siamo qui per parlare per 20 minuti circa di storia del Risorgimento e storia soprattutto dell'unificazione italiana. Ci stiamo muovendo verso quella direzione, presto vedremo come i vari tasselli vanno al loro posto. L'altra volta abbiamo parlato di Cavour, che dopo il 48 inizia ad emergere in Piemonte come ministro e poi capo del governo del Regno di Sardegna, voluto da Vittorio Emanuele II, e fa molte riforme che sono importanti per lo sviluppo di questa regione. Ma ripeto, Cavour non è l'unico a farsi notare negli anni che vanno dal 49 al 59 in questo decennio. Ci sono anche altri che hanno in mente un'unificazione italiana e che seguono strade molto diverse da quella di Cavour. Cavour si muove da moderato qual è, con la diplomazia, con le manovre dall'alto, verrebbe da dire, ma c'è anche chi invece spera di poter promuovere una causa italiana partendo dal basso. E chi sono questi? Sono soprattutto i repubblicani, i mazziniani, ecco, quelli che avevano in effetti lavorato molto negli anni 40 e che avevano avuto l'occasione della vita nel 1848. Vi ricordate che c'era stata la rivolta di Venezia con Manin, c'era stata la rivolta di Milano con le Cinque Giornate, c'era stata la rivolta di Roma con la Repubblica Romana, dove proprio Mazzini e Garibaldi erano stati assoluti protagonisti, ma i repubblicani escono da questo 48-49 veramente sconfitti, repressi, placati anche nell'entusiasmo, hanno davvero preso una batosta colossale. Hanno avuto le carte in tavola per giocarsela e hanno perso. Hanno perso per mille motivi, hanno perso perché Carlo Alberto non si è rivelato affidabile, hanno perso perché Napoleone III è intervenuto, anzi, Luigi Napoleone Bonaparte, che dovrà ancora diventare Napoleone III. Hanno perso perché l'Austria è riuscita a riorganizzarsi per mille motivi, certo, però hanno perso. Avevano l'occasione di fare l'unità d'Italia e fare una repubblica e non ci sono assolutamente riusciti. Quindi il 49 e 50 sono anni durissimi per i repubblicani, che davvero vivono con una fase depressiva questo esito del 49. E anzi, bisogna anche dire che gli stessi austriaci tra il 52 e il 53 danno il via a un'ulteriore ondata repressiva nei loro confronti e ci sono varie condanne a morte. Insomma, davvero sembra che vada tutto storto. Lo stesso Mazzini cerca di riorganizzare le sue idee, di riorganizzare anche i suoi movimenti. Si trova a Ginevra, chiaramente esule, e fonda una nuova organizzazione, una struttura più forte, più partitica quasi, a cui dà proprio il nome di Partito d'Azione, perché doveva essere sì un'organizzazione, un'associazione, un partito, ma doveva servire per l'azione. E soprattutto Mazzini capisce che bisogna penetrare meglio nella società italiana se si vuole pensare di mettere in piedi qualcosa. In effetti dà ordine ai suoi uomini, che ci sono ancora in Italia e agiscono ancora in varie zone d'Italia, di entrare nelle nascenti società di mutuo soccorso. Attenzione, di cosa si tratta? Vi ricordate che nel 48 uno, forse l'unico esito positivo di questo 48 è stata la concessione di almeno una costituzione, lo Statuto Albertino, proprio nel Regno di Sardegna. Questo Statuto Albertino, che è rimasto in piedi, che Vittorio Emanuele II ha continuato a mantenere in piedi, garantisce anche la libertà associativa, garantisce anche ai lavoratori di riunirsi in associazioni, non ancora avere i propri sindacati, ma quantomeno associazioni. Queste prime associazioni si chiamano proprio società di mutuo soccorso, raggruppano artigiani, raggruppano operai che fanno lo stesso lavoro e che decidono di aiutarsi a vicenda. Mutuo soccorso vuol dire proprio questo, cioè sono, oggi le chiameremmo associazioni di categoria, in cui gli operai si iscrivono, pagano una certa quota e questa quota va a formare una sorta di cassa comune che poi viene utilizzata nel caso di infortuni, di problemi, eccetera.
Quindi ci si mette assieme per aiutarsi. Ecco, Mazzini dice ai suoi uomini che ci sono in Piemonte, che ci sono anche in altre regioni: entrate in queste associazioni, portate la nostra lotta politica dentro a queste associazioni e fate sentire la nostra voce. In effetti le società di mutuo soccorso italiane sono tipicamente mazziniane in questa fase. Mazzini è sicuramente il leader morale, quantomeno e politico, di queste associazioni. Ma bisogna anche dire che Mazzini ha anche i suoi grattacapi. È stato sconfitto, si sta riorganizzando, ha ancora dei fedelissimi, ma viene anche criticato. C'è anche chi dice: guardate che le idee di Mazzini non ci porteranno da nessuna parte, bisogna essere più radicali di quanto Mazzini non voglia. E quindi in Italia compaiono anche dei socialisti. Sono i primi, i socialisti in giro per l'Europa già ci sono in Francia, ci sono in Germania, ci sono nel Regno Unito. In Italia poco, perché in Italia in realtà manca ancora un apparato produttivo moderno, non c'è un'industria, praticamente è ancora molto arretrata l'Italia, ma alcuni affascinati dalle idee che provengono dalle zone più evolute dell'Europa aderiscono a istanze appunto socialiste. E questi dicono: guardate che Mazzini, che vuol fare l'Italia, che vuole fare la Repubblica, che vuole la democrazia, però ha dei metodi ancora antiquati e dei metodi che non riescono veramente a coinvolgere il popolo, e dunque siamo destinati, se seguiamo Mazzini, alla sconfitta. Bisogna invece proporre un programma di riforme più radicali, più ampio, riforme sociali, in modo da davvero attirare l'attenzione degli strati più umili. Chi è che dice queste cose? Sono soprattutto due socialisti italiani in questa fase storica. Uno è Giuseppe Ferrari, che abbiamo già velocemente citato, l'altro, più importante, è Carlo Pisacane. Questo Carlo Pisacane si interessa in particolare dei problemi del Sud Italia. Lui era tra l'altro originario del Sud Italia, ritenendo che proprio il Sud Italia possa essere la zona d'Italia in cui possa partire una vera e propria rivoluzione che porti poi all'unità. Quindi capite, non vuole solo fare l'unità, vuole fare anche la rivoluzione. Perché il Sud? Perché al Sud non c'è neppure una borghesia sviluppata, c'è soprattutto manovalanza, bracciantile, e lì forse c'è quel malcontento che si può far crescere per portare appunto a una rivoluzione. E Pisacane però non era solo un teorico, era anche lui un uomo d'azione e cerca di mettere in pratica le sue idee. Ci prova nel giugno del 1857, quindi in realtà guardate bene un paio d'anni prima che l'Unità d'Italia prenda davvero il via. Cosa fa in questo giugno 57? Decide con una piccola manciata di compagni di entrare su un piroscafo di linea che deve partire da Genova e, una volta partito, davvero dirottare questo piroscafo. Prendono le redini dell'imbarcazione e dirigono il piroscafo verso l'isola di Ponza, che si trova di fronte al Lazio più o meno, in cui al tempo sorgeva un carcere. Sapete che nell'Ottocento ci sono a volte questi carceri, queste carceri che sorgono in isole. Ecco, così accade anche a Ponza. Pisacane arriva a Ponza con i suoi uomini, libera circa 300 detenuti, li imbarca e con loro va verso la Campania, dicendo: andiamo a fare la rivoluzione. Vi libero dalla vostra prigionia, aiutatemi a fare questa rivoluzione. Quando arriva in Campania sbarca, certo, ma viene subito, quasi subito, attaccato dalle truppe borboniche, ma non solo dalle truppe borboniche, anche dai contadini locali. L'idea di Pisacane era quella di andare dai contadini e coinvolgerli, convertirli alla propria causa, dire: vi vengo a liberare, combattete con noi per la vostra liberazione. I contadini però non gli danno affatto ascolto. Un po' perché Pisacane ha idee forse molto velleitarie, ma soprattutto perché Pisacane ha con sé questi detenuti di Ponza, che sono spesso briganti che provenivano da quelle stesse zone. Quindi quando i contadini vedono arrivare questo Pisacane insieme a dei briganti, pensano che Pisacane sia a sua volta un brigante, un delinquente, uno che non ha idee molto sane per la loro vita. E quindi anche i contadini si schierano contro Pisacane. Si arriva a uno scontro dove gli uomini di Pisacane vengono quasi tutti massacrati e lo stesso Pisacane muore. Non si sa bene se si sia suicidato prima di essere preso o se sia stato massacrato dagli avversari. Comunque muore molto molto male. Segno ancora una volta di idee, sì, anche estreme, anche radicali, ma un po' velleitarie, che non conoscono veramente la realtà italiana, che è molto variegata, diversificata e difficile da gestire. Segno che, certo, Mazzini avrà i suoi problemi, ma non è che i socialisti se la cavano poi molto meglio. Proprio il fallimento di Pisacane convince però alcuni in Piemonte, alcuni patrioti, alcuni anche democratici o repubblicani, che si debba scendere a compromessi. Qualcuno dice: se noi continuiamo così a fare Mazzini per testa sua, Pisacane di testa sua, Cavour di testa sua, non andiamo da nessuna parte. Bisogna piuttosto trovare un'alleanza.
A pensare queste idee è soprattutto Daniele Manin, ve lo ricordate? Avevamo citato a Venezia perché era stato il leader della breve esperienza della Repubblica Veneziana. Quando Venezia era caduta, Manin era scappato e era riuscito a ritrovarsi, a riparare in Piemonte. E proprio in Piemonte, visto che si possono formare associazioni, Manin fonda una sua associazione che chiama Società Nazionale, un organismo che tenta di mettere da parte ciò che divide i padri risorgimentali, ciò che divide gli intellettuali che stanno pensando all'Italia. Quindi dice: non affrontiamo ora il problema della democrazia o non democrazia, del socialismo o del non socialismo, della repubblica o della monarchia, mettiamo da parte tutto. Poniamo come unico e primario obiettivo l'unità d'Italia. Poi vedremo come da farla questa Italia, se farla federale o accentrata, se farla repubblicana o monarchica, ma mettiamo da parte ciò che ci divide e uniamoci per l'unità. Quindi Società Nazionale ha come idea quella davvero di mettere insieme anime molto diverse tra loro. E in effetti a questa Società Nazionale aderisce quasi subito anche un nome importante, quello di Giuseppe Garibaldi, che vi ricordate era stato un mazziniano da giovane, aveva combattuto fianco a fianco con Mazzini a Roma nel 48, ma adesso Garibaldi rientra proprio in Piemonte e dice: sì, mi metto a disposizione anch'io, se si deve fare l'unità d'Italia facciamola, se serve scendere a compromessi con Vittorio Emanuele II facciamo anche questo compromesso. Garibaldi è disponibile e questo è importante perché vedremo che in effetti il compromesso arriverà proprio nei fatti. Nel frattempo, mentre si vanno a mettere a sesto questi accordi, cosa fa Cavour? Cavour non sta certo a guardare. Cavour decide di approfittare di uno scenario internazionale che sta volgendo tutto sommato a suo favore. Cosa sta accadendo? Siamo al 1853-55. Nel 53 scoppia una guerra nell'est Europa, la guerra di Crimea, che vede scontrarsi da una parte l'impero zarista, la Russia, dall'altro l'impero ottomano. Perché? Perché l'impero zarista si sta espandendo ormai da parecchio tempo verso appunto il Mar Nero, dove c'è la Crimea, dove ci sono altri territori che interessavano alla Russia, ai danni dell'impero ottomano, che invece lì aveva dominato per parecchio tempo. E però questo impero ottomano sembra sempre più debole e l'impero russo sempre più forte. Quindi scoppia una guerra con cui la Russia dovrebbe aver gioco facile a sconfiggere gli ottomani ed espandersi nell'area meridionale dei suoi confini. Ma Francia e Regno Unito si preoccupano molto perché, ricordate, già dal congresso di Vienna, che ormai sono passati 40 anni, 35 anni, già dal congresso di Vienna si era deciso che in Europa ci sarebbe dovuto essere un certo equilibrio, senza che nessuna potenza prevaricasse troppo le altre, prevalesse troppo sulle altre. E quindi Francia e Gran Bretagna, da garanti di questo equilibrio, dicono: no, piano, la Russia non può espandersi così tanto ai danni dell'impero ottomano perché diventa troppo forte, bisogna bloccarla. E allora l'idea, la preoccupazione di Francia e Gran Bretagna è addirittura che la Russia possa puntare su Istanbul, che sembra addirittura alla sua portata, e cercare di prenderla, bisogna bloccare tutto. Francia e Gran Bretagna decidono quindi di intervenire nella guerra al fianco dell'impero ottomano per bloccare le avanzate russe e chiedono soprattutto in Europa se c'è qualcuno disponibile a dar loro una mano. Lo chiedono a chi? Lo chiedono soprattutto all'Austria, che era l'altra grande potenza europea. Ma l'Austria non vuole più di tanto intervenire. Perché? Perché è d'accordo con la Russia? In realtà no, all'Austria non interessa molto della Russia. All'Austria però interessa della caduta dell'impero ottomano. Se davvero la Russia riuscisse a dare una spallata all'impero ottomano e metterlo ancora di più in crisi, per l'Austria diventerebbe abbastanza facile espandersi anch'essa verso i territori dell'impero ottomano con cui tutto sommato confina e verso cui ha un certo interesse. Quindi l'Austria tentenna quando Gran Bretagna e Francia le chiedono un intervento, di dare una mano. Tentenna, prende tempo, non si capisce bene cosa voglia fare. A quel punto entra in gioco Cavour. Quando Cavour capisce quello che sta accadendo, e siamo ormai al 55, la guerra è già iniziata, si sta combattendo, Cavour dice: ma forse potrei trarre vantaggio dalla situazione. In realtà al Piemonte di quello che accade in Crimea non gliene frega assolutamente niente. Al Piemonte non importa la zona del Mar Nero, non c'è nessun interesse commerciale, economico, politico, è talmente distante che non si capisce bene cosa c'entra il Regno di Sardegna con la guerra di Crimea. Ma Cavour si offre di intervenire lo stesso, si offre di mandare 15.000 uomini a combattere al fianco di Francia, Regno Unito e Impero Ottomano contro i russi. Perché fa questo? E guardate, non ha gioco facile a farlo il Piemonte, il Parlamento piemontese gli chiede: ma che stai facendo? Ma perché? È una scelta che sembra insensata, ma Cavour ha i suoi progetti in testa. Cavour è uno che non si muove per caso. Qual è il progetto? Il progetto di Cavour è quello di partecipare a questa guerra, magari vincerla. In effetti alla fine i russi perdono la guerra, quindi l'intervento piemontese
gioca a favore dell'impero ottomano insieme a quello francese e inglese e poi andarsi a sedere al tavolo delle trattative. In fondo, come sempre, alla fine di questa guerra ci sarà una grande conferenza di pace, un congresso, e lì, pensa Cavour, potrò sedermi anch'io se ho partecipato a questa guerra. In effetti, la guerra finisce nel 1956, c'è un congresso a Parigi, appunto il congresso di Parigi, dove bisogna discutere di cosa fare dell'impero ottomano, dell'impero russo e dei territori contesi. A Cavour non interessa niente di quello che si decide sull'impero ottomano e sull'impero russo, ma gli interessa di esserci, e in effetti c'è. C'è con Francia e Gran Bretagna, e Cavour si siede a questo tavolo dicendo: care Francia e Gran Bretagna, abbiamo combattuto fianco a fianco, ma ora io devo farvi presente una cosa. Qual è questa cosa? Esiste una causa italiana. Il discorso di Cavour in realtà a Parigi si articola su due punti principali. Il primo punto è quello di far notare a Francia e Gran Bretagna il ruolo dell'Austria. Guardate, dice, l'Austria aveva uomini da poter mandare, in fondo, in Crimea. È una potenza militare di primo ordine. Eppure quest'Austria non vi ha aiutato quando c'è stato bisogno. Si è sottratta ai suoi doveri di garante dell'ordine europeo. Non è voluto intervenire nella guerra di Crimea. Siamo intervenuti noi, ma l'Austria non ha voluto farlo. Sembra paradossale. L'Austria, che è grande 4, 5, 6 volte il Piemonte, non ha fatto niente. Noi sì. L'Austria non si assume le sue responsabilità, noi sì, quindi noi siamo affidabili in primo luogo. Secondo luogo, secondo punto su cui insiste molto Cavour, guardate bene che l'Austria in realtà non si occupa dell'equilibrio europeo, ma si occupa parecchio dell'Italia, perché l'Austria controlla una zona italiana, controlla il regno Lombardo-Veneto direttamente, ma poi controlla indirettamente anche altre zone in Italia. Guardate ad esempio che l'Austria protegge lo Stato della Chiesa, protegge il regno delle Due Sicilie, protegge in parte anche il Granducato di Toscana. Ma come sono gestiti questi territori che l'Austria protegge? Guardiamo lo Stato della Chiesa, ad esempio. Lo Stato della Chiesa è governato malissimo. Se voi avete notizie su come sono amministrate, ad esempio, le legazioni pontificie, la Romagna, dove l'Austria aveva anche dei suoi contingenti, aveva anche una parte dell'esercito per aiutare il Papa, ebbene, questi territori sono gestiti molto, molto male. E ne abbiamo le prove, dice Cavour. Guardate bene, ci sono in giro per l'Europa una serie di attentatori, cioè persone, terroristi, che vanno in giro a sparare ai sovrani. E guardate un po' da dove vengono questi attentatori, questi personaggi che rischiano di mettere in crisi l'ordine europeo, vengono spesso proprio dalla Romagna, da quei territori governati dal Papa e amministrati insieme all'Austria, che però sono forieri di disordini. Se questi territori fossero affidati al Piemonte, guardate, il Piemonte li terrebbe molto meglio. E non ci sarebbero terroristi che da quei territori vanno in giro a portare scompiglio all'Europa. Cavour, cioè, sta mettendo a confronto il ruolo del Piemonte e il ruolo dell'Austria. L'Italia è di fatto affidata all'Austria, ma è governata malissimo. Se fosse affidata al Piemonte, sarebbe governata meglio, sarebbe in pace e non ci sarebbero tutti i problemi che ci sono. Un discorso che può sembrare un po' così astruso, troppo difficile da comprendere, ma Cavour ha una freccia al proprio arco, cioè può andare in particolare da Napoleone III, l'imperatore di Francia, e dirgli: guarda che quello che dico ha un suo fondamento e tu lo sai molto bene, perché tieni conto che negli ultimi anni tu hai subito ben due attentati alla tua vita fatti proprio da romagnoli. Quali sono questi due attentati? Il primo si è già verificato, 1855. A Parigi Napoleone III sta facendo la sua passeggiata serale a cavallo, ogni sera usciva a cavallo, ma un romagnolo lo aspetta al varco, lo aspetta armato, gli spara almeno due colpi, lo manca. Questo romagnolo viene poi catturato, è proprio un romagnolo, si chiama Giovanni Pianori, segno che c'è qualcuno dall'Italia che vuole la morte di Napoleone III. Perché ne vuole la morte? Pianori è lì perché dice vuole vendicare i morti della Repubblica Romana. Vi ricordate che nel 49 la Repubblica Romana è caduta proprio perché Napoleone III, all'epoca presidente della Repubblica, aveva mandato un contingente francese. Il secondo attentato avviene dopo il congresso di Parigi e convince Napoleone che in effetti nelle parole di Cavour c'è qualcosa di vero. Questo attentato arriva nel 58, 1858, a gennaio, ed è un attentato clamoroso, uno dei più grandi attentati dell'Ottocento, uno dei più famosi. Napoleone III sta andando a teatro con la moglie nella sua carrozza, c'è un spettacolo teatrale a cui deve partecipare. Quando arriva davanti al teatro, un gruppo di italiani, in particolare un repubblicano di nome Felice Orsini, gli buttano contro la carrozza tre bombe un po' artigianali ma molto foriere di danni. In effetti ci sono vari morti, ci sono centinaia di feriti. Napoleone III e sua moglie però rimangono illesi perché la carrozza è ben protetta, quindi muoiono
le persone che aspettavano l'imperatore, invece l'imperatore non si fa quasi nulla. Chiaramente Orsini viene arrestato, viene processato, ma durante il processo Orsini dice: guardate che io volevo vendicare i morti della Repubblica Romana, del Risorgimento Italiano, perché Napoleone III ha delle responsabilità. L'Italia non è unita proprio per colpa di Napoleone III, invece se fosse unita le cose andrebbero meglio. Ecco, questi discorsi di Orsini, di Pianori, di altri terroristi, in fondo li chiameremo così oggi, italiani, smuovono qualcosa di Napoleone III, che si rende conto che forse Cavour ha proprio ragione, forse converrebbe un'Italia unita. Ecco, come si possa fare poi a fare l'Italia unita un altro paio di maniche, e ne parliamo la prossima volta, perché come vedete già il minutaggio è abbastanza abbondante e c'è ancora parecchio da dire. Dobbiamo parlare degli accordi di Plombier, dobbiamo parlare della seconda guerra d'indipendenza e poi dei mille e di tante altre cose, e ci vorrà del tempo. Per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che il podcast, come sempre, lo potete ascoltare su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Filosofia, dove ovviamente parliamo di filosofia. Più vi ricordo anche, se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video e tante altre iniziative che mettiamo in campo, vi ricordo che c'è una newsletter settimanale gratuita che trovate andando all'indirizzo ermannoferretti.it ed è caldamente consigliata perché parliamo di libri, film, filosofia, storia, tante cose. Oppure ci sono anche i social network, c'è Facebook, c'è Twitter, c'è Instagram, dove mi trovate col nickname di Scrip e lì potete seguirmi e sapere quando escono appunto video e altre cose. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per andare avanti con questa storia del Risorgimento italiano e poi per tante altre lezioni di storia e nell'altro podcast di filosofia. Ciao, alla prossima!